Prendendo spunto che siamo stati a vedere gli esteri nel Today la settimana scorsa, che eravamo 90 persone. Tantissimi, proprio. Allora, io ho fatto una considerazione, lo stesso posto, diciamo all'Arena Parco Nord di Verona, di Bologna, anche se ha chiuso, dove andranno a suonare gli Iron Maiden, dove hanno già venduto 30.000 persone. Ce ne saranno anche di più, vero? Quello che ti volevo chiedere, secondo te, al di là dell'informazione che c'è in Italia, che così a prima vista sembrerebbe sia capillare, cioè 10 riviste metal, siti, ma come mai, cioè voglio dire, il pubblico italiano alla fin fine per certi versi è pigro, eppure gli UNT sono un gruppo storico come gli Iron Maiden. C'è da dire questo, che secondo me tante nuove generazioni non li conoscono neanche, magari proprio per una questione storica. Solo che comunque io sono convinto anche di questo, che band tipo AC/DC, Iron Maiden, li ascoltano anche quelli che ascoltano Le Vibrazioni, che ascoltano i Negra Mari, io sono convinto di questo. Perché sono talmente entrati, no? A livello promozionale, che li fanno vedere dappertutto, li fanno sentire, si parla sempre degli Iron Maiden, degli AC/DC, che ormai sono diventati un po' come Vasco Rossi, capito? Va bene per tutti, hai capito? È per quello che loro fanno questi grandi numeri di vendite, a proposito di vendita, questo è un messaggio per quei 10.000 pezzi di merda che si sono scaricati il mio CD, hai capito? Siamo andati su internet a fare il conto, siamo arrivati a più di 10.000, ma non è perché io non prendo i soldi di quei 10.000, sicuramente anche per quello, ma per me, fidati, quello per me è il minimo. Il problema sai qual è? Che se io vendevo quelle 10.000 copie in più, io andavo in classifica, cominciavo a entrare in situazioni come i Vanadium, no? Quando vendevamo, dove la gente si rende conto che oltre a Pino Scotto ce ne sono altri 30.000 come lui in Italia, capito? Questo era un mezzo che serviva per vendere. Invece se tu non vai in certi spazi, in certi canali, la gente non sa neanche che esisti, hai capito? E quello è il problema. Ecco, ma secondo te, ma come mai manca, diciamo, questa cultura anche per supportare i musicisti? Cioè, secondo te c'è qualche speranza per le nuove generazioni oppure no? Io prima, o la musica andrà a morire, perché l'artista non è che può vivere. Io prima ero molto convinto, ero convintissimo che i grossi produttori, le major, no? Fossero una massa di somari, sicuramente lo sono. Però non voglio pensare che Le Vibrazioni vendono e fanno 30.000 gruppi come Le Vibrazioni, che non vende nessuno poi, capito? I Negra Mari uguale. Cioè, allora vuol dire che questi, non voglio pensare che siano così coglioni, che non investono mai su un gruppo rock. Io sono arrivato a pensare che questi non vogliono che questo genere funzioni in questo paese. Perché fa riflettere, il rock fa riflettere, hai capito? E questi non vogliono che noi riflettiamo, che non pensiamo, quelli vogliono che siamo una massa di pecore, che guardano il Grande Fratello, le veline, tutte queste puttanate qua, hai capito? Perché gli fa comodo, perché ti fanno votare quello che vogliono loro, te lo mettono nel culo senza vasellina, in tutte le cose che vogliono loro, hai capito? Il popolo bue. Io sono arrivato appunto a pensare anche a questo. No, la cosa che più dispiace è che insomma anche diciamo un po' negli anni scorsi c'erano le generazioni, insomma i ragazzi avevano più voglia di lottare, di venire fuori, ora invece sembra c'erano più sogni, si sono nell'aria. Più adagiati, cioè è diventata la cultura della musica anche usa e getta, secondo me non c'è libertà. Voglia di lottare, di adesso la libertà per i ragazzi tutto, andare al parco a farsi le canne, calarsi di extra per andare in discoteca. Poi vanno tutti nella discoteca latinoamericana, ma il bello poi sai qual è? Che non tromba nessuno, poi a me lo trombassero, hai capito? Poi vanno a puttane quando escono, perché sono tutti pippati, gli tira l'uccello, hai capito? E vanno a troie, hai capito? E invece poi, come dicevi tu, non solo per i YNT, ma anche per tante band italiane, hai capito? Non li vanno a sentire, hai capito? Preferiscono andare a ammazzarsi in una discoteca di merda, hai capito? Cioè, questo è un paese allucinante. Oppure andare a vedere i soliti nomi, così, senza diciamo approfondire, cioè, non mai a capire. Cosa a me questo mi demoralizza un po' da appassionato. Io non riesco a capire tutta questa gente che va, cioè 500.000 persone che vanno a sentire Vasco Rossi, sì. Ma non mi siete rotti i coglioni? Cioè, che poi a me questa gente mi piace, lui, Gabù, Zucchero, quelli che fanno i grandi numeri, non si espongono mai. Non si espongono, parlano. Io vedevo un'intervista di Vasco Rossi su All Music, mi sono fermato 2 ore proprio a guardare. Questo in 2 ore non ha detto niente, era lì che sembrava un rincoglionito. Quando gli facevano le domande parlava solo di stronzate. Sì, poi ma minchia, ma c'hai un'utenza non so di quanti milioni di ragazzi, minchia, lanciagli un messaggio positivo, no? Certo. Hai capito? Invece no, se ne sbattono i coglioni. Non investono una lira dei loro soldi sulla musica, perché non si ricordano quando hanno iniziato loro che avevano bisogno, hai capito?
non lo fanno, perché poi hanno anche paura che arriva qualcuno e gli porta la sedia da Puma. E tra l'altro l'ho detto anche in tua intervista su Flash, mi sembra, dove dicevi anche che non hanno neanche il coraggio un po' di dare un messaggio attraverso i testi, visto che ci avrebbero la possibilità. Parlano, si riducono a parlare di amore, di cose. Parlano sempre delle solite stronzate. Parlano e non dicono un cazzo alla fine. E poi li chiamano anche rockstar. Bravo. Ma forse rockstar è giusto per loro, intendi? Sì, ma di rock... Ci sono i rocker e le rockstar di merda, perché le rockstar sono le merde, quelle che hanno le ville con le piscine, certo. Quelle che mettono le troie nei video. Io con i Van Halen mi sono sempre rifiutato, perché per me è un'offesa alla donna questa, hai capito? Certo. Senti, dunque, ti volevo dire, proprio in questi giorni, no, arrivano comunicati stampa, sicuramente l'avrai sentito, dei Rustless, no? Ah, la nuova band, sì, praticamente sì. A noi come sito sono arrivati, io purtroppo dicono, i Vanadium sono tornati, scrivono. C'hanno una cantante donna, giovane e tutto, vorrei un tuo parere su questo. Io non mi sono mai permesso di dire i Vanadium sono tornati con la mia band, perché poi la cosa triste è che purtroppo io ho sentito due pezzi dei Vanadium, mi sembrano i Negramaro. Cioè, capito? Sono diventati due pezzi dei Negramaro. Cioè, i Rastres. Sì, è una cosa allucinante. No, ancora non l'ho sentito. È una cosa allucinante. Cioè. E poi la cosa triste, sai qual è? Che questi sono andati avanti fino a ieri a fare le cover. Si chiamavano di Umavana, già questo sì. Ti dice tutto. E andavano in giro nei locali a fare le cover, capito? Erano 15 anni, 18 anni, non so quanti anni era, che andavano in giro nei locali a fare le cover, i Vasco Rossi, di Gabue, non so cazzo facevano, le cover insomma, capito? Adesso, siccome il cantante se n'è andato, perché si è rotto i coglioni, ero con lui ieri, ha fatto la nuova band con Dario Mollo, adesso gli facciamo il disco noi come Valery, e lui si è rotto il cazzo di essere proprio usato anche a livello a tutti i sensi proprio, mi ha detto che si era rotto i coglioni e si è fatta la sua band, fa sempre cover, hai capito? Lui è bravissimo, Miz si chiama, e poi ha fatto questa band con Dario Mollo che fanno hard rock. E queste adesso sono tornate, hanno questi due ragazzini per fare i nuovi Lacuna Coil. Sì, ho visto una ragazza, la voce flauto. Sì, hai capito, ma poi i pezzi dei Vanadium, ma cioè hai bisogno di fare i pezzi dei Vanadium, cioè hai capito? Probabilmente l'hanno fatto un po' per sfruttare il passato, però sì, parlare dei Vanadium senza Dino Scotto è come le Zeppi senza Jimmy Page, sì. O come Robert Plant. Cioè io dopo i Vanadium, ho fatto 9 album, cioè ci sarà un motivo. Certo. Dai. Poi non parliamo di queste tristezze, dai, sinceramente, parliamo di cose serie. Senti, io ho letto sempre che voi, mi sembra 15 o 17 anni fa, avevate avuto la grande occasione per andare negli States, sì, però sì, qualcuno dice non so solo, di abbandonare il lavoro e tutto. Hai un po' un rimpianto per questa sicuramente. Cosa qui? Questa, oppure, quello è uno dei pochi rimpianti della mia vita, però poi io sono uno che... Io a casa non ho dischi dei Vanadium, non ho niente proprio, perché io penso a quello che devo fare domani. Non mi leggo. Poi questa non è neanche una cosa positiva, perché io non mi godo mai niente, capito? Io non ho ricordi proprio, cioè io mi ricordo le cose ma mi girano intorno, sì, sì. Non c'ho immagini del mio passato vero, capito? Per me conta quello che devo fare domani. Conta il presente, è inutile stare a vivere dei rimpianti o del futuro chissà quando. Con questo disco siamo in giro dal 21 marzo, abbiamo già fatto 35 date, pieno dappertutto, capito? Questo per me è rock and roll, capito? Certo. Siamo sempre in giro, suoniamo, ci divertiamo, questa nuova band che suona con me. Sono in tre poi, basta le tastiere del cazzo, mi hanno rotto i coglioni, hai capito? E mi sto divertendo un casino. Poi c'è Steve Angertal, anche lui sta facendo il suo album solista, io ho sentito dei pezzi. Poi Steve secondo me è uno che meriterebbe veramente, di suonare una delle migliori band del mondo. Cioè, a parte come musicista, poi anche come essere umano, è una persona stupenda. Noi abbiamo già scritto il materiale per il disco nuovo dei Fire Trace, penso che entreremo in studio verso la fine dell'anno più o meno, non abbiamo ancora deciso. Quindi diciamo insomma l'attività è intensa, c'è molta carne a fuoco. Sicuramente, cioè i Twin Dragons che hanno chiesto di fare il tour europeo con Eric Martin, adesso vediamo insomma, ci sono un sacco di cose in ballo, vediamo. Okay. Ragazzi a ottobre sono 59, ma il rock, cioè, vuol dire che il rock and roll fa bene, non fa male. Grande. Allora, senti,